Signore e signori, buongiorno. Siamo a un'altra puntata di intervista a misura d'artista. Questa volta siamo di nuovo a Varazze, nella nostra sede comunale, nella sala comunale Fratelli Stellati. Abbiamo di nuovo una grande artista, una grande amica che è venuta di nuovo a trovarci da molto lontano. Lei si chiama Paola Bradamante, ve la sto inquadrando. Ciao Paola. Ciao Tu Luigi, vieni da Bolzano, giusto? vengo da Bolzano, dal nord, dal freddo, e sono arrivata qua, ho trovato una bellissima giornata piena di sole. Varazze mi ha accolto splendidamente, come sempre. Ecco, tu sei qui anche in concomitanza dell'8 marzo, la festa della È donna, che sei arrivata ieri, e combinazione, appunto, ieri hai avuto anche un percorso, diciamo, di viaggio vero, esattamente. È stato un abbastanza viaggio un tormentato. po' complicato, ma sono arrivata, e quello che conta è che alla fine sono arrivata puntuale, bene, e quindi sono davvero felice di essere qui. E Varazze ti accoglie sempre con Benissimo, come sempre, soddisfazione. Però questa esattamente. volta hai una veste diversa dal solito, perché ti presenti come veste nuova, che è la tua veste di Diciamo poetessa scrittrice, scrittrice. sì. Ecco, io sto inquadrando questo tuo libro che si chiama Infinito Verde. Cos'è il tuo primo libro? Allora, no, in realtà io di libri ne ho scritti diversi, libri con racconti, tutti quanti in spagnolo, potrà sembrare strano, ma lo spagnolo è una lingua che io amo profondamente e che mi ha fatto scrivere, non so, è una cosa un po' particolare. Questo libro che presento oggi, che si chiama Infinito Verde, che Infinito Verde è bilingue perché in spagnolo Infinito Verde si dice uguale, e è un libro un po' particolare, nel senso che è un libro di Ninetta Catalogo, dove ci sono foto dei miei quadri, di Sì. alcuni miei quadri ovviamente, non poteva essere di tutti, per esempio uno, poi ne vedremo altri. E poesie o piccoli testi poetici di una cara amica uruguaiana, Virginia Binz, anzi Virginia si dovrebbe dire, che non è qui con me perché è un po' difficile, il viaggio è lungo e costoso, Quindi ma lei vive in che Uruguay, lei vive. vive a Montevideo, nella capitale, e che comunque sarà sicuramente lieta di vedere in internet questo filmato in cui faccio un po' di pubblicità Ecco, a questo lavoro. però noi siamo curiosi anche di capire come è nata questa vostra conoscenza, perché tu vivi a Esattamente, Bolzano, lei vive in siamo un po' Uruguay, lontane. Beh, raccontaci. anzitutto è nata da una casualità perché io appunto in occasione della presentazione di questi vari raccontini, dico raccontini perché non sono cose di altissimo livello, avevo partecipato a una riunione di, diciamo, gente che scrive in Uruguay e nel sud del Brasile, e questa signora, che è un po' più giovane di me, era presente come coordinatrice del gruppo. Abbiamo fatto amicizia e parlando, parlando, siamo stati insieme diversi giorni, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci, di raccontarci le nostre vite, avevamo lunghi percorsi in autobus anche che quindi ci hanno permesso di avvicinarsi. Dopodiché abbiamo cominciato a scriverci grazie all'email e alla moderna tecnica che permette questa cosa fantastica, diciamo, di stare uniti a distanza, e nel tempo ognuno ha fatto un po' il suo percorso artistico, lei dipinge anche, scrive poesie e brevi racconti. Io la poesia proprio non è il mio, diciamo, non è la mia forma espressiva, ma in questo libro abbiamo deciso appunto di esprimerci entrambe artisticamente, io con i miei quadri, lei con le sue poesie, di cui poi ne leggerò alcune anche Assolutamente. presentandole, e io con il mio Quindi, amore per la lingua di spagnola. persona quante volte vi siete incontrate con questa? Due volte, Ecco. una in questa prima occasione, siamo stati assieme circa una settimana. E poi una seconda volta nel 2011 perché praticamente lei mi ha organizzato in Uruguay una specie Ecco, questo è di interessante. Raccontaci un po' viaggio l'Uruguay, presentazione. cosa Beh, è hai un visto? paese rurale e molto tranquillo, molto bello. E Montevideo, è una grande città interessante da visitare Quindi tu sei senz'altro. partita da Bolzano per andare in Uruguay E siamo naturalmente siamo via partiti da aereo. Milano via aereo, Milano-Madrid, Madrid-Montevideo, certo, E sì. poi lì hai È un fatto un viaggio tour lungo. organizzato Abbiamo fatto una da lei. specie di tour,
Diciamo che aveva come prima tappa ovviamente Montevideo e poi tanti paesini piccoli, perché nell'Uruguay è pieno di città piccole, diciamo, certo, dove lei aveva dei conoscenti, quindi ci fornivano una sala tipo questa, anche più piccola molte volte, certo, dove presentavo i miei lavori e anche alcuni quadri, perché avevamo fatto così. Io avevo portato i quadri, diciamo, non Ma tu sei partita per i quadri? Sì, ma non incorniciati, perché era impossibile portarli nella valigia. Ho messo i quadri da incorniciare e li abbiamo incorniciati lì. E li hai esposti? E li abbiamo esposti, sì, sì. Andavamo in giro carichi come non so che cosa. Bello. Sì. È stata Quindi veramente ti sei fatto apprezzare. Come giudicano l'arte italiana? Ma sono molto aperti, amano gli italiani, anche perché appunto ci sono, come del resto anche in Argentina, molti discendenti di italiani. Mentre la mia amica, curiosamente, è una discendente, si chiama Vince, e i suoi nonni erano germanici. Tedeschi. E credo che siano scappati dalla guerra, cose così, ma non so esattamente. Sì, perché quindi è un paese d'accoglienza l'Uruguay. Assolutamente, assolutamente. È multietnico. Non è un paese ricco, anche se ha, diciamo, dal punto di vista dell'agricoltura, ha dei terreni molto vasti. Certo. La carne è buonissima, come in Argentina. Carne e vino si raccomandano, certo, assolutamente. Certo. Quindi tu eri ospite da famiglia, non no, in no, alberghi? No, noi siamo andati in albergo perché avevano una casa molto piccola, non potevano, viveva ancora la mamma, era un po' difficile. Quindi è un paese predisposto al turismo, l'Uruguay? Assolutamente. Quindi ci sono delle, anche il mare, c'è il posto di vacanza. Come anche l'Argentina, sono paesi tranquilli, non si deve assolutamente aver timore. Tanta gente dice, ma l'America Latina, ma no. Lì c'è mare e montagna. Mare e montagna, c'è tutto, l'Argentina, poi l'Uruguay è una zona molto piccola, l'Argentina è un paese molto più grande, dove c'è di tutto. Poi Buenos Aires è famosissima, ma anche c'è la zona nord che è bellissima, io raccomando. Quindi avete fatto un giro col pullman? Un giro, pure abbiamo girato una macchina e giravamo in macchina, io, lei, un mio amico che è qua presente e il suo ex marito. Quindi questa scrittura poi come l'avete svolta? Cioè le poesie come sono nate? Allora, come sono state scritte? L'idea del libro è sorta così, volevamo appunto condividere un lavoro. Allora, io ho scelto un certo numero di foto, le ho spedite e lei ha scelto tra queste quelle che preferiva, perché giustamente ha fatto una scelta, non tutti i miei lavori le piacevano. A sua volta lei mi ha mandato i suoi testi e le sue poesie e io ho scelto quelli che erano abbastanza corti, non volevo testi eccessivamente lunghi e non volevo testi drammatici. Certo. Quindi le poesie sono tutte sue? Sono tutte sue e le traduzioni sono mie. Ah. E adesso appunto vorrei leggere alcune poesie, sì, ma per cominciare vorrei leggere una poesia molto corta, beh, una poesia è quasi un piccolo poema in prosa, che è proprio un inno in certo senso all'amicizia e si chiama Dimensione. Dice così: esiste una dimensione in cui non esistono cose impossibili, è lì dove vivono gli amici. Bella. Ecco, quindi questa tua scelta delle poesie è legata anche alle opere tue? Cioè è legata in parte, perché di fatto non c'è una stretta connessione, diciamo, non c'è un forte abbinamento tra testo e quadro. Anche se in un caso particolare che adesso leggerò, c'è di fatto. E questo lavoro, questo testo che è abbastanza lungo, sì, che adesso leggerò, si chiama Camminando. Ed è stato abbinato ad un quadro che mi è molto caro, che si chiama Farfalla, è un astratto come faccio io, però diciamo che si intravede comunque l'ala di una farfalla. E adesso spiego il motivo di questa scelta. Allora, il colore arancio della farfalla è un colore che in certe tradizioni rappresenta la rinascita, dopo la morte, certo, o comunque una nuova vita. E questa poesia, Camminando, ha avuto un'origine, diciamo, drammatica, perché è stata scritta dopo una grave malattia di questa sua? Mia amica, sì, e superata per fortuna, e quindi Camminando rappresenta un inno alla vita dopo un periodo difficile, superato, che poi ovviamente può essere di malattia come in questo caso, ma si può estendere a qualsiasi periodo che, difficile della vita, che purtroppo tutti noi possono avere. Ecco, la leggiamo. Dopo il lungo cammino della vita non so cosa mi aspetta, con pazienza acquisita, con domande senza risposta, con amori amati, con dubbi e molte incertezze, devo arrivare al traguardo stabilito, al momento e nel posto giusto.
Mi hanno regalato una lunga vita, ho vissuto più di 50 anni. Non mi preoccupo nei capelli grigi, nei lamenti, nelle rughe, nei chili. Non mi importa se la morte arriva, devo arrivare al traguardo stabilito. Quando arrivi, si vedrà. Oggi sono viva. Amo, condivido, scelgo, ho paura, mi faccio animo, straccio pene, intesso protezioni, un calcio alle pietre, faccio strada. Esisto, penso, non più tanto, egualmente esisto. Lascio che la vita venga, accettando il mio destino. Oggi ho salvato un coleottero, ho dato da mangiare a un cane randagio, oggi è un bel giorno. Ho paura, mi faccio animo. Straccio pene, intesso protezioni, un calcio alle pietre, faccio strada. Bella, l'applauso ti arriva da tutto il nostro pubblico a grazie, casa, sicuramente. Grazie. Una poesia profonda che ci ha permesso di conoscere te e la tua amica scrittrice. E adesso, come ultima, bene, leggerò una poesia che mi piace particolarmente, che si chiama La mia cucina. Vediamo il quadro. E non pensate che sia una cosa prosaica perché si parla di una cucina, perché si sa che le cucine degli artisti si trasformano in atelier. Bene. E che aprendo magari la dispensa, uno invece che trovare dei cibi, capace che anche trovi dei tubi di colore. Allora, andiamo. La mia cucina è la cucina della mia amica, ma è un poco anche la mia. Allora, la mia cucina. Le pareti della mia cucina non sono sporche, sono grigie di fumo, di cibi e d'inverno. E vedendo il loro grigiore, le pulì. E apparvero nuvole bianche quando si staccò parte della pittura. Si disegnarono, perché lo volevano, creature fantastiche, fiori e frutti, e con l'umidità delle infiltrazioni, aloni dorati di una possibile luna. Nelle linee circolari che lasciò allo straccio, il grigio si mescolò con un vecchio bianco di antiche purezze. Le pareti della mia cucina non sono sporche, possiedono grigiori di vita che un giorno, quando lo permette il bilancio, dipingerò di bianca pittura nuova ed il tempo, paziente, preciso, tornerà con il suo grigio e le sue lune a dipingere come vuole. Questa, la mia cucina, così piena di vita e di freschezza. Bellissimo, un altro applauso dal nostro pubblico. Grazie. Stiamo arrivando al termine di questa bellissima intervista che abbiamo conosciuto, appunto, ti abbiamo conosciuto come scrittrice, Paola, abbiamo conosciuto la tua amica, anche lei, dell'Uruguay. Sarà felice ascoltando. Ecco, dove possiamo trovare queste tue opere, questi tuoi racconti, questi tuoi libri? Questi libri sono anche a disposizione qua nella nostra mostra, chi vuole può averli, altrimenti può scriverli, basta che guardi sul mio sito www.paolabradamante.it, ci sono tutti i miei contatti, contattatemi su Facebook, contattatemi con una mail, per me va benissimo, io sono felice di approfittare di queste connessioni moderne che sono il bello dell'internet e i vantaggi che sei stata avere. Bravissima, sei in gamba. Grazie. Pensi di poter fare ancora, di scrivere ancora qualcosa di nuovo in futuro? Ma chi lo sa, adesso sto tra l'altro vivendo una nuova vita perché da alcuni mesi sono in pensione, quindi posso dedicarmi a tutte queste cose belle che prima dovevo necessariamente limitare un po' per i ovvi motivi di tempo. Può darsi che torni a scrivere, perché sono molti anni che non scrivo nulla. Diamo appuntamento invece ai nostri telespettatori alla seconda parte, dove invece conosceremo la tua parte pittorica. Perfetto, giusto? Perfetto, benissimo. Quindi, parlerò un po' delle opere che sono qua esposte. Diamo solo una panoramica generale. Nella seconda parte parleremo, conosceremo te, tutte le novità anche dal punto di vista pittorico, certo. Quindi salutiamo tutti i nostri amici sia in Italia che anche in Uruguay, perché come questo no, video no, raggiungerà tutta l'America del Sud, l'America del Nord e tutto il mondo. Certo. Grazie Paolo di essere venuta e alla seconda parte, grazie. Grazie a te Luigi, grande come sempre, grazie.